In questo tutorial riguardante le preferenze di Reaper, cerchiamo di capire a cosa servono le impostazioni della tab audio. Ci sono diverse opzioni che permettono la corretta gestione dei driver dell'interfaccia audio ed anche di assegnare a ciascun ingresso o uscita un'etichetta che permette di riconoscere più facilmente quale ingresso o uscita state usando. Come sempre, se questo tipo di video vi è utile, vi chiedo di dirlo sotto nei commenti descrivendo la vostra esperienza, mettete un like e condividetelo con altri utenti. Close audio device when stopped and application is inactive. Spuntata di default, questa casellina permette a Reaper di rilasciare l'interfaccia audio ad altre applicazioni audio quando è in stop e la finestra passa in secondo piano. Per cui, dette applicazioni funzionano senza problemi, come un browser, magari su YouTube, piuttosto che un lettore MP3 e così via. Quest'estate voglio andare altrove. Non so la direzione, so il perché. Nel disattivare questa opzione, Reaper, in qualunque stato si trovi, ha l'esclusiva sull'interfaccia audio e non permette ad altre applicazioni di utilizzarla. Avvio FUBAR per farvi vedere cosa succede. Andando in Play, restituisce un errore e non funziona. Questa casella, Close audio device when inactive and tracks are recorded armed, è attiva solo quando quella precedente, che abbiamo visto prima, lo è. Spuntandola, Reaper rilascia l'uso dell'interfaccia audio ad altre applicazioni anche quando una traccia è armata in record. Non spuntandola, infatti, Reaper considera l'interfaccia audio come sua esclusiva, in quanto una traccia armata in record potenzialmente sta per essere impiegata, pertanto ha priorità. L'opzione seguente, Close audio device when inactive and rewired devices are open, dice a Reaper di ignorare se i dispositivi collegati in rewire sono aperti. In questo caso connetto Fruity Loop e quindi le uscite di Reaper giungono a FL e tornano poi a Reaper. Se Reaper è inattivo, ossia in secondo piano, e un'altra applicazione audio o video viene aperta, essa può usare l'interfaccia audio. Hey baby, what's up? Hey Calibang! I got the boogie! Yeah. I got the band! Let's go. Indipendentemente che siano aperte o no altre app in Rewire, come avete visto. Close audio device when stop and active, less responsive. Se è attivata, Reaper perde l'esclusiva di utilizzo sull'interfaccia audio quando è in stop, indipendentemente che sia in primo piano o meno. E una qualsiasi altra applicazione può utilizzare l'interfaccia senza problemi. Hey baby, what's up? Hey Calibang! Viceversa, non spuntando questa casellina, potresti incorrere in problemi del tipo qui illustrato. Warn when unable to open audio devices. La prima delle tre funzioni di troubleshooting, selezionata di default in caso Reaper trovasse l'interfaccia audio occupata da un'altra applicazione, vi appare una finestrella di avviso. Non spuntandola invece, non c'è alcun avviso. Però potreste avere dei blocchi di funzionamento senza sapere il perché e magari perdere del tempo a cercare chissà dove e poi scoprire che bastava chiudere l'applicazione responsabile. Warn when unable to open MIDI devices. Seconda funzione di troubleshooting. Nel caso un dispositivo MIDI avesse dei problemi, Reaper vi avvisa tramite una finestra. Disattivando questa funzione, anche quando un dispositivo MIDI, una tastiera, un controller avesse dei problemi, non verreste avvisati. Warn when enable MIDI devices are not present. Ultima funzione di troubleshooting, simile a quella precedente ed abilitata di default. Se uno qualsiasi dei dispositivi MIDI abilitati non è connesso o è spento, venite avvisati tramite una finestra. Per farvi vedere, vado su MIDI device, abilito una delle tastiere che non è connessa al computer. Ecco l'avviso di Reaper. Disattivando questa opzione, invece, e ripetendo le operazioni per farvi vedere il comportamento, Reaper non avvisa più. Consiglio di tenere queste impostazioni come di default. Tiny fade out on playback stop, tiny fade in on playback start. Entrambe attive di default,
servono rispettivamente per quando si va in stop e quando si va in playback. In entrambi i casi viene applicata una lievissima dissolvenza e solamente per l'ascolto. Non ha influenza sulla registrazione o sull'export dei files audio. Ecco un semplice esempio su un campione con un forte transiente. Con fade in, senza fade in. Lo stesso dicasi per il fade out, anche se non ho un campione valido allo scopo per farvi sentire. Potete usare questa opzione, per esempio, per evitare tediosi clicks con vecchie schede audio oppure interfacce a 20 drivers poco performanti. Reduce CPU use of silent tracks during playback, experimental. Riduce l'uso della CPU quando durante il playback la traccia non ha audio. Magari perché in quell'intervallo non ha items attivi. Su questa macchina di produzione, l'uso della CPU è talmente piccolo che è difficile mostrare l'efficacia di questa opzione. Ha un'entità che è pari ad una semplice fluttuazione. Su macchine più datate e meno performanti, potrebbe rendere il lavoro più snello. Stop processing audio while warning of failed disk writes, disk full. Se attivata, quando l'hard disk è pieno oppure si verificano errori importanti a causa di corruzione dati o problemi sul disco, Reaper non solo ve lo segnala, ma smette anche di processare l'audio. Consiglio di tenere attiva questa opzione come utile troubleshooting tool. Nella sezione Input Channel Mapping vi sono le opzioni Input Channel Name Aliasing Remapping e Output Channel Name Aliasing Remapping. Cliccando potete rinominare tutti gli ingressi con la nomenclatura vostra, diversa dallo standard. Doppio clic e rinomino il canale 1 chiamandolo Left Channel. Il secondo lo chiamo Right Channel. Clicco su OK ed attivo l'opzione. Andando ora sugli input delle tracce, trovo il nome che ho assegnato. Lo stesso vale per gli output. Ve lo mostro. Out left, OK. Out right, OK. Attivo l'opzione ed andando sulle uscite hardware trovo il nome che ho assegnato loro, Out Left e Out Right. Potete naturalmente salvare le impostazioni personalizzate in un file. Save e lo chiamo Map 1. Resettando il tutto e volendo richiamare le impostazioni, basta cliccare su Load e richiamare il file precedentemente salvato. Tutto ciò serve per facilitare l'identificazione dei canali in un'installazione più complessa che non la semplice stereofonica. Vi mostro ora l'installazione che uso in produzione, che ha un sistema più complesso, ove la nomenclatura è quella di Dolby Atmos. Inserendo una traccia, posso facilmente selezionare a quale canale assegnarla. Left, right, LFI, left surround, right surround, left side e così via. Show non standard stereo channel pair. L'opzione è attiva di default e permette di avere coppie di canali stereo non standard, quindi coppie stereo sia standard che non 1 e 2, standard, 2 e 3, non standard, 3 e 4, standard e così via. 2 e 3, 4, 5, 6 e 7 non sono accoppiate standard. Disattivando questa opzione avete solo coppie standard. Default Metronome Output. Il segnale del metronomo, che è attivato dalla barra comandi principale, normalmente raggiunge tutte le uscite. Tramite questa impostazione potete decidere a quale canale della scheda audio inviarlo. Se tutti i canali oppure ciascuna uscita. Vediamo sull'installazione di produzione. Anche qui raggiunge tutti i canali. Ma posso selezionare una qualsiasi delle uscite. Per farvelo ascoltare, seleziono le uscite Reroute che stanno servendo OBS che uso per lo screencast. Scelgo il canale sinistro. P2
piuttosto che il canale destro. O assegnare una qualsiasi coppia di canali disponibili. Considerate di sostenere questo canale diventando Patreon oppure tramite offerta libera. Qui sotto in descrizione i links per farlo. Per il momento è tutto. Grazie per la visione.